continuano le nostre proteste estreme per chiedere il trasferimento periodico intermunicipale, cioè tra un municipio e l'altro, di Roma, dei vigili urbani, dei dipendenti degli uffici tecnici comunali. Questo per garantire trasparenza e imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni, a garanzia dei cittadini e a garanzia della pubblica amministrazione, come garantito appunto dall'articolo 97 della Costituzione italiana. La nostra richiesta è di trasferire i dipendenti di questi comparti lavorativi ogni 3 anni, però questa richiesta si è arenata nell'ufficio del sindaco Alemanno. Dopo aver incassato diversi pareri positivi da parte di alcuni presidenti di municipio, come per esempio il presidente del municipio del Tirolo XIII, dove ci troviamo appunto, siamo al 13 di fronte all'ufficio della giunta comunale, la sala consigliare appunto del 13° municipio, e dopo aver incassato anche il parere positivo condivisibilità di questa nostra iniziativa da parte del presidente del 13° municipio Giacomo Pizzani, a questo punto abbiamo incontrato anche il vice comandante generale dei vigili urbani Diego Porta, che a nome del comandante generale ci ha dato in qualche modo un parere positivo anche per un trasferimento intermunicipale per quadranti. La richiesta si è arenata negli uffici del sindaco Alemanno, o meglio dell'assessore al personale Enrico Cavallari, che sta rispondendo con un silenzio assordante alle nostre richieste di incontro per valutare questa situazione. Purtroppo la corruzione in questi comparti lavorativi dilaga, è un fenomeno dilagante, non siamo noi a dirlo, ma sono le cronache giudiziarie, e abbiamo da tempo già annunciato di ritenere responsabile politicamente il sindaco Alemanno e tutta la sua giunta di eventuali reati perpetrati appunto da questi comparti lavorativi, questi dipendenti. Perciò chiediamo ogni 3 anni trasferimenti periodici dei vigili urbani da un municipio all'altro, e ogni 3 anni appunto dei dipendenti degli uffici tecnici comunali. A questo punto la nostra protesta non si fermerà, abbiamo già fatto molti incatenamenti in diversi siti istituzionali, giornali eccetera eccetera, e non si fermerà assolutamente fin quando il sindaco Alemanno non ci darà appunto a questo incontro, e come sono stati già altri funzionari appunto autorità del comune, comunali, che hanno ritenuto condivisibile questo nostro progetto. Ripeto, garantire imparzialità e espletamento delle funzioni di istituto da parte di vigili urbani e dipendenti degli uffici tecnici. Ci sono alcune mele marce che purtroppo si lasciano andare a comportamenti omissivi e illeciti, e questo, la nostra protesta è mirata a garantire sicuramente i cittadini e la pubblica amministrazione, ma soprattutto gli stessi dipendenti, che sono la stragrande maggioranza appunto dei vigili urbani e degli uffici tecnici, che sicuramente compiono il loro dovere con abnegazione e con grande attaccamento alle istituzioni, grande senso delle istituzioni. Perciò non possiamo prescindere appunto, per quanto ci riguarda, da questa nostra richiesta. E chiediamo ai cittadini di continuare a denunciare queste violazioni da parte di questi comparti lavorativi. Noi abbiamo sposato questa causa, la porteremo sicuramente avanti, ripeto, per garantire anche il prestigio e l'immagine di questi comparti lavorativi, cioè Corpo di Polizia Municipale e Uffici Tecnici Comunali, affinché la trasparenza e l'imparzialità vengano garantite a tutti i cittadini e non ci siano più reati di questo tipo.